Ragazzi, perché ho queste malsane idee? Ah, che prurito! Questa volta, per salvaguardare la mia salute e la mia malattia intestinale, ho deciso di portarvi prodotti giapponesi, quelli da fare, ma scaduti. Cioè, questo ad esempio è scaduto il 12 ottobre 2017. Bene! Direi che possiamo iniziare e disgustarci insieme. Eccomi tornata, purtroppo non so come sistemare il treppiede perché sono tipo, esatto, c'è un tavolo lunghissimo ma stretto, ecco, vabbè. Iniziamo. Eccoli, sono loro, ve li avevo promessi nel precedente video, finalmente li faccio da scaduti. Allora, questa roba è scaduta da esattamente un anno, ok? Il 27 aprile del 2017. Direi che siamo a cavallo, cioè. Oh. Allora, io ovviamente non ho le istruzioni in inglese, quando mai. E mi serve il latte, ne ho pochissimo, lo darò a mia sorella. Uno stuzzicadenti, un cucchiaio e una tazza. Ok, direi di aprirlo e. Ci sono diverse bustine. Come potete notare, dei cosi orribondi, ecco, i nostri amati bimbi. Bimbosi, ecco, qui c'è l'altra parte, no? Da quel che si evince sono tipo degli stecchi, no? Cioè, qui abbiamo anche lo stecchetto. Da mangiare, ok? Queste, va bene, va bene. Le chiarissime istruzioni dicono che c'è un passaggio al microonde e uno al frigorifero, quindi, boh, sa quanti anni ci metteremo, ma proviamoci. Eccomi di ritorno, ho preso il latte, ce n'è un goccino proprio, ma non importa, ci basterà. Allora, le mie innate doti di comprensione di giapponese mi suggeriscono di mettere dell'acqua nel misurino e mischiarla dentro una tazza, che mi sembra anche una tazza, questo logo marrone, che penso sia il cioccolato. Va bene. Ok, ho preso due bicchierini, uno vuoto e uno pieno di acqua, almeno non devo alzarmi in 2 secondi. Ok, bango alle ciance. Brava. Voi non riuscite a vedere, ma ho allagato tutto il tavolo anziché il coso. Ma giustamente, penso che l'idea del bicchiere sia da scartare e lo riempirò al lavandino. Ok, sono tornata. Buttiamo un misurino di acqua qui dentro e inserisco la bustina. Sa di fragola marcia. Questo robo è decisamente puzzolente e disgustoso. Lo metto nel microonde e arrivo fubi po'. Ok, questo è il risultato. È liquido, quindi non so, probabilmente ho sbagliato qualcosa. Mi viene un po' da vomitare, l'odore è orribile, non sa di cioccolato, sa tipo di fragola scaduta. Va bene. Ah, il nostro amico adesso ci dice di mettere questa sbobba qui, dentro i cosi. Voi davvero non potete immaginare l'odore aberrante. Ho fatto i capelli! Vi faccio vedere. Guardate come sono brava, sto dentro le forme. Ecco fatto gli agumini. Questi andranno in frigorifero per 1 ora e mezza, fatti raffreddare e verranno usati poi come decorazioni. Nel mentre, con la tazzina ancora sana, facciamo la base dei bambini. Ok, inquietante detto così. Qui dice di mettere 2 misurini di latte. No, non versarti, no. Ok, abbiamo versato tutto il latte qua dentro e ora aggiungiamo la bustina arancione con sopra la faccia. C'è il simbolo di una fragola, quindi boh, saprà di fragola pure questo, non lo so. Cioè, fragola, insomma, tra virgolette. Oddio. Questo penso sia tipo budino, no? Non mi faccio più domande, uso degli stuzzicadenti per girare, almeno non devo lavare mille cose. Ok, vediamo tutti insieme, vero? Che schifo! Perché la busta arancione è diventata rosa? Vabbè. A questo punto dobbiamo fare la forma. No, ho sbagliato, scusate. Inseriamo il coso, lo stecco dentro il collo dei bambini. Aberrante. E mettiamo dentro la poltiglia rosa. La poltiglia rosa non mi basta per 2 persone, quindi non so che cosa abbia sbagliato, sinceramente. Per favore, poltiglia, scendi. Ma guardate che carino questo bambino!
Ok, ragazzi, io metto questo coso in frigo e ci vediamo tra un'ora e mezza. Fermi tutti, ragazzi. Noi mamme, mentre i bambini stanno nel frigorifero, cuciniamo loro dei gustosi manicaretti fatti di ramen, uovo e gyoza. Facciamoli. Ok, questo vuole meno cremette, meno latte. Non vuole latte, vuole solo acqua. Ok, bene. Ma il contenuto è semplicemente questo. Sono tre bustine. Cos'è? Una sacca poche. Una forchettina. Uno stuzzicadenti incluso, siete molto gentili. Cos'è questo? Sembra una cicca, non lo so. È un bellissimo formino con delle note musicali. Oddio, questa è la scodella! Fermi tutti. No, ragazzi, cioè questo è per fare gli spaghetti, tipo, devo provare. Ok, ho aperto quello che dovrebbe essere il coso del gyoza. No. Puzza di banana, tipo, va bene. Ci devo staccare... una pallina, no? Io ho molta paura. Però c'è una cosa da aggiungere. Il gustosissimo ripieno. Oddio, ma che orrore. Ma perché puzza tutto così tanto? Cos'è questa roba? Cos'è? Invitante. E inseriamo qua dentro questa roba. Vedete? C'è la formina. Si schiaccia. Io rido adesso perché tanto mica mi ricordo che devo mangiarlo. Quando mai? Oh! Bello! Si sente il ripieno dentro. Ok, veniamo alla parte più figa, secondo me, cioè una ciotola con il ramen. Qui bisogna aggiungere la salsa di soia. È uscito un fumo inquietante. Non molto invitante. Ecco il nostro brodino! Chissà se uscirò viva da questa cosa. È giunta l'ora di fare il ramen. Quindi io mi sono già premunita di acqua ed è caduta. Busta arancione. Ok, se è tipo solidificato, cioè vabbè. Fai come vuoi, tranquillo proprio. Puzza, ma perché adesso puzzi che vai nell'acqua? Prima non sapevi di niente. Ok, questa è la nostra pasta. La busta dice di mettere lo stuzzicadente fornito, molto gentili, e di bucare qui in fondo dove dice lui. Poi c'è un cerchio che... cioè quel cerchio cosa dovrebbe significarmi? Questo abominio lo buttiamo qui dentro, ovviamente non scende. Useremo un cucchiaio. Che schifo, cos'è? Ok, adesso facciamo scendere questo schifo e facciamo i nostri spaghettini. Che schifo, che impressione, sembra una cosa brutta. No, voi dovete vedere però, è troppo figo. Ok, non so se riusciate a vedere, però... ok, la cosa è abbastanza strana. Mi sta uscendo da sopra. Vorreste essere le mie mani in questo momento. Ma questa cosa si può mangiare? Delizioso, davvero. I bambini saranno contenti. Aggiungiamo anche un po' di spezie. Mentre aspettiamo i bambini, direi di fare l'uovo. Mi sembra giusto. Direi che sembra alquanto invitante, tuffiamolo nel ramen. Ok, sono andata a prendere i bambini da scuola. E staccati, è finita la lezione, non ti stacchi. Oh, c'hai qualche problema? È un po' malformato dietro, però va bene. Ora stacchiamo anche i cosi... cos'era, cioccolata, non so. Come si staccano questi, scusatemi? Ah, ok, sono sempre tipo così gommosi. Che obbrobrio sei, perché sei così? Oh, ok, si capisce. Mettiamo i capelli. Perde pezzi, mia figlia. Sì. Poi stacchiamole gli occhi. Ma non ce l'hai una bocca? No. Ecco, a voi vi presento la mia principessa! Non c'ha la bocca e forse perderà anche i capelli, però va bene. Ok, penso sia giunta l'ora di assaggiare queste cose, morirne
E niente, è stato bello. Direi di assaggiare mia figlia. Lei è benedetta, perché è stata benedetta, come potete notare. Non uccidermi, per favore. Benedetta, pensavo tu fossi mia figlia migliore, cazzo, sei davvero orribile. Tra l'altro c'era dentro un pelo del mio gatto, va bene. Allora, che dire di Benedetta? Benedetta è molliccia, fredda come un cadavere e ti si attacca ai denti. I suoi capelli poi sono così sblablosi che ti si attaccano al palato e non si staccano più. Il gusto è... boh, una fragola scaduta! Forse non è colpa tua, forse sei una madre del genere. No, fai schifo. Veniamo a questo gustosissimo pranzetto, ma prima... non so se riusciate a sentire, perché il microfono penso faccia un po' cagare, ma ok, posso farcela. No, cazzo, no! Mi si è attaccato ai denti. I gyoza non gyoza non so come descriverli. Gyoza non sono perché non sono alla piastra, ma sono al vapore. E... però... no, non so cosa dire. Posso cercare di spiegarvi la situazione. Voi mordete questa cosa dove è andato? Questa cosa appiccicosa che sembra una cicca, ma cicca non è. C'è dentro un pelo anche questo, va bene. E vabbè, il gusto è schifoso e acido come la fame, va bene. Ma a una certa arrivano questi granelli che ti si incastrano nei denti, fanno scracche scracche e sembra che tu stia mangiando un grillo morto e anch'esso scaduto, quindi... no. Cioè, può mangiarli la bambina. Vai, Benedetta, mangia. No, babbo, no! Ho detto di mangiarlo! Prima che torni qualcuno a casa mia, devo assaggiare questa cosa. Sto cercando di trovare il coraggio, ma sinceramente non so a cosa pensare. Mi viene un po' da vomitare a pensarci. Non lo so che cosa fare. Va bene, lo assaggio. Va bene. No, come faccio? Puzza di medicina morta. Allora, prima soffiamo perché... no, scottano ancora un po'. Non è vero! No, non è vero! Non è vero! Non è vero! Buono! Mi è venuta la pelle d'oca! Non so cosa pensare della mia esistenza a questo punto. Prendete un lombrico, mettetelo nel freezer, aggiungeteci un concentrato di acidità assurda e otterrete questo. Chi è che ha pensato a questa cosa? Oh no, ragazzi, devo assaggiare ancora l'uovo. Dov'è? È andato a finire? È caduto? Dov'è l'uovo? Eccolo, no, è immerso nei tentacoli. Non quei tentacoli. Basta. Bene, io pensavo che sarei morta, sinceramente, quando ho assaggiato i lombrichi, però sono ancora qui e devo pulire tutto, quindi
Sì. Non so più cosa pensare. Non... No. Per onestà intellettuale vi dico che me ne sono rimasti due della stessa tipologia, cioè sono tipo dei budini, no? Però io non c'ho manco il latte a sto punto, quindi... Spero che il video vi sia comunque piaciuto, qualcuno mi aiuti a pulire tutto appiccicoso e marcio. Ci salutiamo a voi. Ciao!